Utilizzeremo questo circuito per visualizzare due sinusoidi contemporaneamente. Vedremo che le due sinusoidi saranno relative alle tensioni V3 e V4 erogate dai generatori V3 e V4. I generatori hanno frequenze diverse, V3 a frequenza di 1 kHz, V4 a frequenza di 2 kHz. Se ne farà la simulazione, vedremo infatti questo diagramma. Dicevamo, questa è la sinusoide in arancione, la sinusoide in azzurro. Vediamo che hanno differenti periodi. In particolare, vediamo che cosa? Che il periodo della sinusoide in azzurro va da questo punto, siamo qua a un millisecondo, a 0, quindi la sinusoide azzurra, come già sappiamo, la sinusoide ha 1 kHz, il periodo è 1 millisecondo. Se andiamo a vedere l'arancio, che cosa vediamo? Che i periodi sono due. Abbiamo lo 0 qui, il primo periodo è questo. Il secondo periodo è questo, quindi che significa? Il secondo periodo significa che nel tempo di un periodo della sinusoide azzurra abbiamo in realtà due periodi della sinusoide arancio. Significa che la frequenza della sinusoide arancio è il doppio della sinusoide azzurra. E infatti ce ne accorgeremo immediatamente da questo stesso quando noi andiamo a vedere V4 in arancio 2 kHz, V3 1 kHz. C'è un'altra cosa che dobbiamo vedere: V3 l'ampiezza è 1 volt, mentre V4 l'ampiezza è 1,5 volt. Rigeneriamo la simulazione e infatti vediamo, questa è la quota di 1 volt della V3, l'abbiamo chiamata, mentre invece cambiamo colore, V3 questa infatti è in azzurro, mentre V4 è 1,5 volt. Adesso proveremo a vedere come poter visualizzare lo sfasamento di due sinusoidi. In particolare, lo sfasamento di due sinusoidi di uguale frequenza. L'ampiezza può essere diversa, non ha importanza, anzi la distinguiamo meglio. La fase è espressa in gradi. Mettiamo ad esempio 45 gradi. E andiamo a lanciare la simulazione. Benissimo. Che cosa stiamo vedendo in questo diagramma? Intanto tracciamo il valore medio 0, lo tracciamo in verde, perché su questo dobbiamo fare un primo ragionamento. In particolare, la sinusoide azzurra, che è a fase 0, parte al tempo 0, vale 0, perché seno di 0, seno di omega t, quando t è 0 è 0, quindi parte da 0, mentre invece al tempo 0 la sinusoide V4 quanto vale questo valore della sinusoide? Questo valore chiaramente varrà seno di φ, perché omega t, essendo t 0, vale 0 e rimane solamente seno di φ. Vediamo quindi che questo andamento genera questi intervalli tra un punto di 0 e un altro punto di 0. Andiamo adesso a vedere qualche caso notevole di sfasamento. In particolare, se mettiamo anziché 45, mettiamo 90 gradi, che corrisponde ad un quarto di angolo giro, che corrisponde a pi greco mezzi, vediamo qual è l'andamento degli sfasamenti. Vediamo come possiamo vedere nel diagramma questa
questo sfasamento. Allora, ancora una volta, tracciamo la retta corrispondente allo zero col valore medio e poi tracciamo la retta corrispondente al valore massimo. Ecco qua. Che cosa succede? Andiamo ad esaminare questo punto. Cosa vediamo in questo punto? Che giustamente quando la sinusoide in azzurro passa da 0, questa in realtà è al suo massimo. Le due sinusoidi si stanno inseguendo di un quarto di periodo.